Il progetto Il cuore dell'Isa nel cuore dell'Africa nasce in realtà da quello che è il sogno di Elisa. Attraverso le pagine dei suoi diari abbiamo conosciuto, io dico sempre ho riscoperto in qualche modo mia sorella, o forse l'ho conosciuta come non l'avevo mai conosciuta prima che purtroppo scomparisse quel fatidico 12 settembre del 93. Il sogno di Elisa era quello proprio di diventare medico, studiare medicina, aveva questo grande desiderio, questo grande sogno, e poi di dedicare la sua vita agli altri, perché voleva poi entrare in un'organizzazione non governativa e dedicare la propria vita e la propria professione di medico agli ultimi, ai più deboli. Par mois, minimum, on peut consulter au moins 800 personnes. C'est vrai, il y a plusieurs maladies, comme vous le constatez, mais on n'a pas tous les médicaments nécessaires, on n'a pas tout le matériel nécessaire pour répondre aux besoins de la population qui nous est confiée dans le cadre des soins de santé. Sincèrement, ça nous a aussi surpris et ça entre dans notre cœur. Parce que jusqu'à maintenant, là, depuis qu'on l'a parlé, on a parlé d'Elisa. Nous-mêmes, nous sommes maintenant en train de mener une étude, le connaître des faux, parce que son cœur n'est pas un cœur comme tout autre. Alors, avec tout ce qu'il fait, ça va contribuer pour nous. Parce que quand je vous dis ici, les déplacés sont venus, les enfants étaient ici, il n'y avait pas. Nous avions juste un labo courant pour des maladies simples et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, qu'à partir de Lisa, non, on a déjà un labo moderne. Et donc, c'est juste, j'appelle ça un cœur dur, parce que ça commence déjà à soulager. La storia di Elisa e della sua famiglia è sicuramente una enorme fonte di ispirazione e di insegnamento. Ci insegna il valore della famiglia, ci insegna il resistere agli ostacoli e ci insegna anche che il dolore in taluni casi si può trasformare in una sorta di benedetta quasi santità. Il sogno di Elisa ci fa capire che il sogno di una persona fa mettere insieme tante persone. E da soli non possiamo fare nulla, insieme possiamo fare tanto. E vi auguro di sognare un mondo di pace, di giustizia senza la guerra, perché penso che se lo sogniamo tutti potrà accadere. Beh, c'è grande emozione perché è il sogno di Elisa, è il sogno della mia famiglia e è il sogno di tanti che hanno creduto in questo progetto e che hanno contribuito. Mi sembra il modo migliore per restituire a Elisa un suo sogno che le è stato negato in qualche modo e portarlo a compimento regalando questa gioia infinita alla sua famiglia.